È importante conoscere la storia, quindi oggi siamo qui per questo, siamo qui per conoscere la storia, per andare avanti con il bagaglio delle nostre conoscenze. Quindi siamo qui anche per festeggiare, ma festeggiare un compleanno che è importante e che ci appartiene, che appartiene a ciascuno di noi. Sono i 70 anni della FNP, della Federazione dei Pensionati della CISL. Siamo qui, come allora, riuniti nei valori e con l'impegno di guardare insieme al futuro, partendo dagli ideali e dall'esperienza delle nostre persone che hanno lavorato e lavorano nelle nostre sedi con impegno, ascoltando i bisogni delle pensionate e dei pensionati, ma non solo, offrendo soluzioni, dando così concretezza alla nostra FNP in questi 70 anni. Caterina De Lasa ha aperto così la sua relazione alla festa per i 70 anni del sindacato pensionati della CISL di Bergamo. Nel Palasport di Grumello, oltre 300 tesserati, attivisti e agenti sociali, insieme ai vecchi segretari della categoria e della CISL Aerobica, hanno celebrato l'importante anniversario, ricordando quanto nel corso di questi anni è stato realizzato da una delle più importanti strutture sindacali di tutto il territorio italiano, con gli oltre 60.000 iscritti. Un compleanno importante, i 70 anni della Federazione Nazionale dei Pensionati hanno rappresentato per i pensionati e le pensionate, ma anche per le famiglie, per tutti coloro che hanno cercato nella CISL, nella Federazione dei Pensionati, un approdo per i propri desideri, per le proprie aspettative, per la ricerca di tutele, di assistenza. In questo lungo percorso la FNP insieme alla CISL ha portato a compimento una serie di conquiste che riguardano non solo la popolazione anziana ma anche chi abita insieme a loro, ma non abbiamo ancora terminato il nostro compito, perché abbiamo ancora tanto da fare, soprattutto in questo tempo così complicato che oggi è dato vivere. Agli anziani e alle anziane noi dobbiamo tanto rispetto, perché sono la nostra memoria, sono la nostra tradizione e sono l'esempio per i giovani. In FNP non c'è mai stato un atteggiamento di contrapposizione tra giovani e anziani, anzi l'intergenerazionalità è stata sempre molto ricercata, molto voluta, e il nostro atteggiamento, le nostre proposte vanno in questa direzione: pensare a tutelare ancora di più gli anziani, ma dare una prospettiva ai giovani, soprattutto in questo periodo. 70 anni da ricordare, 70 anni di una categoria che comunque è giovane nelle idee, nell'azione, e siamo anche impegnati sulla legge sulla non autosufficienza, che speriamo, auspichiamo che questo nuovo governo porti a conclusione entro i periodi previsti, perché questo sta dentro anche l'obiettivo del PNR. La FNP con i suoi 70 anni è in grado ancora oggi di esprimere le proprie capacità di proposta, di lotta se c'è bisogno, di riuscire ad affrontare questioni che stanno toccando tutti, non ultimo l'aspetto del potere d'acquisto delle pensioni e per quello che stiamo vivendo relativamente all'emergenza delle bollette, all'emergenza dei costi che stanno aumentando e quindi alla tutela dei più fragili e di quelli che sono oggi più in difficoltà. Una categoria importante che è cresciuta nel tempo ed è fondamentale per la gestione del presidio sociale del territorio delle nostre sedi. Tanti volontari che anche dopo che sono andati in pensione decidono di darsi da fare per aiutare gli altri. Noi insieme ai pensionati stiamo portando avanti delle battaglie molto importanti: il fondo della non autosufficienza, un sostegno alla famiglia e soprattutto la rivalutazione delle pensioni, che è una battaglia che insieme alla rivalutazione dei salari dovremo fare in maniera molto più puntuale per recuperare il potere d'acquisto che adesso per esempio l'inflazione sta togliendo ai lavoratori e ai pensionati. Stiamo operando insieme, operiamo insieme da tempo, ringraziamo tutti coloro che si danno da fare
per aiutare gli altri nelle nostre sedi, per i nostri servizi. Credo che senza i nostri pensionati la CISL non sarebbe quello che è ora e credo che ancora molto ci sia da fare e insieme riusciremo a tutelare al meglio le persone nel nostro territorio. Il rapporto con la FNP CISL è un rapporto che si è consolidato negli anni, grazie al lavoro che FNP CISL è riuscita a costruire dentro i territori, dentro le comunità, per sollecitare alcuni punti di attenzione, primo fra tutti l'invecchiamento. Invecchiamento che è un invecchiamento a volte attivo, ma a volte legato invece alla non autosufficienza, una sfida e un impegno che FNP CISL monitora e incoraggia le comunità proprio per farsi carico. Penso ai terribili mesi anche del Covid in cui le persone sono state chiuse nelle RSA, lavoro che è stato svolto da FNP CISL proprio per puntare l'attenzione su questo tema. Oggi parliamo di invecchiamento, ma dobbiamo parlare anche di denatalità, nascono pochi bimbi, quindi è chiaro che il carico familiare diventa molto pesante, quindi forse questo non aiuta anche le donne poi a tornare al lavoro, quindi è chiaro che il tema della conciliazione è un'altra sfida importante nell'ottica anche di una comunità più generativa e più vicina ai bisogni dei cittadini. La storia della FNP e del sindacalismo bergamasco, partendo dalla distribuzione di pacchi di generi di prima necessità nel dopoguerra, è approdata al riconoscimento dell'assistenza malattia ai pensionati, all'estensione delle pensioni, che in quegli anni non superavano in genere il 20% del salario percepito, per poi agganciarle alle dinamiche salariali. Ha perseguito la politica dei redditi, centrata sul contenimento dell'inflazione, ha creato e offerto servizi di assistenza a fianco dell'INAS e ha dato vita a nuovi servizi, in particolare i CAF, senza dimenticare l'invenzione dell'Università degli Anziani. Oggi celebriamo il nostro anniversario in un contesto molto difficile per il nostro Paese, per nuove e impreviste emergenze determinatesi nel 2022. Le previsioni macroeconomiche, condizionate dalla conseguente crisi energetica, sono caratterizzate da una crescita del PIL che risulta ben inferiore alle attese, da un enorme aumento del tasso di inflazione, con ricadute disastrose sull'economia, sui salari, sulle pensioni. Dalla nostra storia abbiamo imparato che le situazioni di crisi più avverse sono state spesso anche per noi formidabili occasioni di stimolo al cambiamento. Ne abbiamo dato prova anche recentemente nel tragico periodo della pandemia, in cui la FNP è stata capace di svolgere con maggior forza il suo ruolo di corpo intermedio, punto importante di riferimento per i pensionati e per la cittadinanza in genere, che aveva ancora più bisogno di prima di ascolto e di supporto. È stata capace di trovare strade nuove per funzionare al meglio, per realizzare in modo efficace la propria funzione nell'organizzazione. Come la CISL ha dovuto volgere l'attenzione a come stare in relazione senza potersi incontrare. Ha dovuto sperimentare nuove opportunità per comunicare dentro e fuori l'organizzazione e non è stato facile, e per migliorare la qualità della produzione di servizi. Ha dato voce alle difficoltà delle famiglie, all'isolamento delle RSA, aderendo anche alla raccolta firme unitaria promossa dal nostro livello regionale per chiederne un nuovo ruolo. Il nuovo governo, come gli enti istituzionali ai vari livelli, avrà molto da fare per salvare questo Paese, ma dovrà farlo confrontandosi con tutti gli attori sociali, con quel sindacalismo responsabile di cui la CISL e la FNP hanno sempre dato prova. La nostra storia ci insegna che le donne e gli uomini della nostra FNP e della CISL non hanno mai avuto paura di rischiare alla guida di pensionate e pensionati, di lavoratrici e di lavoratori. Ci insegna a non essere spettatori indifferenti, ma protagonisti del presente che stiamo vivendo. Ci insegna ad impegnarci a non rinunciare mai. La FNP c'è e ci sarà insieme alla CISL e insieme a voi, con la vostra passione e la vostra tenacia. Grazie.